perché direi già si incominciano a riscontrare dei risultati positivi per quanto riguarda il primo livello. La specialistica è un qualcosa in più che permette di approfondire talune tematiche, lo dice lo stesso titolo, specialistica, ma non la ritengo determinante per immettersi nel mondo del lavoro, se non in dei livelli più elevati. Presidente, come per il primo livello abbiamo avuto la possibilità di avere anche delle attività di tutoraggio, ossia un aiuto supplementare a quello che magari viene offerto da parte dei docenti durante gli orari di ricevimento. Questo, avendolo passato in prima persona nella laurea di primo livello, ho visto che è stato di vitale importanza. Quando o comunque, se è possibile, ripristinare lo stesso servizio o magari al 90% dei casi per quanto riguarda la laurea specialistica. Solo questo, grazie. Mi fa piacere sentire che gli sforzi fatti per il tutoraggio al primo livello hanno avuto un successo e quindi mi fa piacere confermare che questo verrà fatto in seguito in relazione proprio al successo che il tutoraggio sta avendo soprattutto ai primi anni. È chiaro che man mano che il numero degli iscritti alla specialistica cresce, bisognerà prevedere anche delle attività di tutoraggio per la specialistica. Dobbiamo tenere presente che aumentare l'attività di tutoraggio per la specialistica non deve significare diminuirlo per quanto riguarda le lauree del primo livello, perché altrimenti probabilmente avremo meno iscritti nella specialistica. Quindi un discorso di ottimizzazione di risorse, un discorso di pianificazione ottimale di quelle che sono le risorse, centrare quali corsi conviene tutorare presso la specialistica e quindi operare sempre affinché la facoltà abbia il meglio nel senso che voi altri abbiate il meglio da quelle che sono le attività che insieme concorderemo. Teniamo presente anche un altro fatto, che siamo in un momento in cui l'università italiana, l'università pubblica italiana, è particolarmente penalizzata per quanto riguarda le risorse finanziarie e la Presidenza e tutti i colleghi facciamo enormi sacrifici per potervi per prima cosa assicurare dei servizi, assicurarvi quelle che sono le cose migliori, quali per esempio il tutoraggio. E quindi mi fa piacere che questa richiesta mi venga ulteriormente sottoposta e che sicuramente farò mia. Preside, la mia domanda non era tanto inerente alla facoltà, ma volevo sapere quale fosse la sua opinione riguardo i nuovi esami di abilitazione per quanto riguarda la professione di ingegnere. Eccola, la